Buongiorno, Michele Angela, Teleducato. Le chiedo se, insomma, a distanza di 2 giorni dalla partita si è magari un pochino pentito, visto che il capo d'accusa maggiore che è stato mosso dalla critica dei tifosi in questi giorni, di non schierare Viaviani dal primo minuto. Anche se, insomma, lei l'ha già spiegato, ha già motivato. Assolutamente no. Credo che sia, come dire, ingiusto nei confronti degli altri giocatori, quindi questa è una cosa fatta di adesso di 27, 28 o 29 giocatori, quindi io devo rendermi conto di quello che ho a disposizione e credo che oltretutto, se parliamo di Valdés, ha fatto secondo me un'ottima partita da un certo punto di vista e questo mi ha soddisfatto. Poi dopo che si possa crescere e si debba crescere e migliorare, basta altrettanto pacifico, però non sono preoccupato di questo, il fatto che qualcuno critichi o che faccia le sue considerazioni rientra nella logica e lo accetto, non ci sono problemi, ma ho un mio modo di pensare, un mio modo di concepire le cose e di valutarle, anche perché nella stragrande maggioranza delle situazioni coloro che fanno critica e non hanno il polso della situazione, non vivendo quotidianamente l'ambiente, non vivendo quotidianamente il lavoro, quello che si fa durante la settimana, quindi è una cosa che capisco, la cosa non mi turba assolutamente, però credo che le valutazioni devono essere fatte in un modo diverso. Un'altra cosa per me, le chiedo, questa è una settimana particolarmente importante perché poi porta alla preparazione di 2 partite, sabato a Catania, martedì con la Juventus. Che tipo di lavoro verrà impostato? Ci sarà anche una logica, possiamo così definirla, di vago turnover? Beh, chiaro che vanno valutate molte le energie fisiche, quello che sarà il dispendio da questo punto di vista, quindi la prerogativa, la cosa fondamentale è quella di avere tutti a disposizione al meglio, questo è assolutamente fondamentale, dopodiché cercheremo di distribuire anche le energie in modo tale da avere 2 formazioni, 2 squadre che possono dare dal punto di vista anche proprio del dispendio energetico migliori garanzie, quindi è chiaro che anche questo sarà una valutazione che andrà fatta e che farò. Alberto Rocolotto, TV Parma, buongiorno. Le volevo chiedere, il tridente d'attacco mi è sembrato, ma è una valutazione personale, in tanti momenti di gara desse pochi punti di riferimento o almeno fosse, mancasse di un certo peso. È una scelta quella dei movimenti continui dei 3 attaccanti, valutata, sulla quale si sta lavorando anche in questo senso? Movimenti, no, sì, gli attaccanti sono chiamati a muoversi di continuo, i 3 attaccanti, però questo non rischia di dare poco peso o pochi punti di riferimento? Bah, tendenzialmente si dice che bisogna cercare di non dare riferimento, perché se un giocatore come Giovinco sta fermo in un posto solo e porta nuova la marca, diventa molto più facile per portare. Cioè, io difensore sarei molto più preoccupato se un attaccante statico piuttosto che continua a muoversi e anche a scambiarsi con i compagni. Credo che questo sia assolutamente una condizione che i giocatori vanno ricercando, non tanto perché ci sia un'imposizione, un'impostazione tattica, ma io sfido qualsiasi attaccante a rimanere statico e poter ricevere, a meno che uno si chiama Ibrahimovic, allora una strapotenza fisica che riesce a vincere quasi tutti i duelli dal punto di vista fisico, ma se anche Ibrahimovic non si muovesse, il pallone ne riceverebbe pochi e ne farebbe pochi di gol o creerebbe pochi pericoli. Quindi questo, poi che si debba essere più bravi nella gestione della palla, indubbiamente tutto è vero, ma dal punto di vista dei movimenti, dal punto di vista della dinamicità, io credo che tutti i giocatori in generale, indipendentemente dal ruolo, che sia difensore, attaccante o centrocampista, ma debbano cercare di muoversi. È una prerogativa fondamentale, è una prerogativa
che fa sì che tutti i moduli tattici diventino poi veramente producenti. Se non c'è movimento, se non ci sono cambi di posizione, se non c'è un continuo alternarsi in fase offensiva, occupando gli spazi, si può parlare di tutti i moduli tattici, ma nessuno va bene. Un giorno ho visto la paura si detta di Parma, tra una settimana chiude il mercato invernale e ci saranno ancora degli avvicendamenti, probabilmente c'è in entrata, c'è in uscita. Alla fine di questa settimana lei terrà una riga e rifarà alcuni calcoli di questo piano tattico, c'è la possibilità che riveda qualcosa, visto che la rosa a disposizione sarà tutto sommato un po' diversa rispetto a quella che trova? Beh, è chiaro che una volta che saranno chiusi, che sarà chiusa questa sessione di mercato, allora si avranno un po' di idee più precise, più chiare, e soprattutto anche dal punto di vista numerico sarà una valutazione che avrà un suo peso, perché è chiaro che allenarsi con 22, 23, 24 giocatori è un discorso, allenarsi con 28, 29 è un altro, però credo che grosso modo quella che è un'idea di massima non venga tanto stravolta da quello che potrà accadere in questi ultimi giorni, ma sarà solo integrare la rosa cercando di sfoltirla un po', quindi non penso che ci siano grosse variazioni. L'altra mia domanda riguarda Biabiani, un giocatore che agli allenatori fa sempre un po' gol, perché tutti pensano di poter un po' ancora plasmare, avendo questa grande potenzialità fisica e una velocità inusitata, e magari ha bisogno ancora di qualche dritta sul piano tattico, diciamo. Lei come lo giudica e quali sono i margini di miglioramento? In che direzione vorrebbe migliorarlo? Beh, io credo che il grande miglioramento di Jonathan sia soprattutto, lui ha sicuramente delle caratteristiche e delle qualità importanti, questo è riconosciuto da tutti, credo. Sicuramente dal punto di vista della fase di non possesso palla, non tanto nel andare a marcare gli avversari, che quello è una cosa alla quale si può, come dire, rimediare abbastanza facilmente, ma soprattutto quella di riuscire nella fase di non possesso palla a posizionarsi poi nella, come dire, nella situazione e nella posizione di campo che gli consenta subito di essere poi incisivo nel momento in cui si riprende la palla. Questo lui deve ancora migliorarlo, deve ancora crescere, e questo credo che con il lavoro si possa ottenere. È chiaro che ci vuole fondamentalmente la disponibilità sua e la convinzione nel sapere che questo è uno dei limiti che lui ancora ha e che può incrementare, se lui riesce a fare questo ulteriore salto. Dal punto di vista, come dire, tattico, la partita di domenica, dal punto di vista del concetto difensivo della partita di domenica con il Bologna, mi è piaciuto molto. C'è stata per esempio una situazione dove ho visto Jonathan, quando è entrato, a rientrare, io gli ho detto un po' con la velocità della crescita delle unghie, e da un giocatore come lui, no, va bene questo, allora se lui riesce a fare anche un po' questo, a cambiare un po' questo tipo di atteggiamento, diventa un giocatore assolutamente importante. Sono anche curioso di sapere come si rivolge a Giovinco, cioè quando, partendo da quel sistema che sta attuando, come fa Giovinco, cioè vedo che gli godi abbastanza libertà, innanzitutto, ma come fa a diventare pericoloso? È il cannoniere della squadra e probabilmente continua ad essere in fondo, ha dimostrato di saper fare i gol. Cosa deve fare per continuare a essere pericoloso e però adeguarsi a un sistema che lo vuole anche impegnato in fase di